ragazzi, qui è dove tutto si voleva cielo, una crisi di identità. Sta là, eccola, sta andando via con Babbo Natale sulla linea. Ho visto, ciao, identità. Ci vediamo quest'anno. Il 2016 sarà un anno pieno zeppo di crisi di identità. Siamo tornati in questo nuovissimo video che ho inventato sulla tazza del cesso. Perché dovete sapere che la tazza del cesso è la musa ispiratrice dei più grandi filosofi. Tipo, uno dei più grandi filosofi che poi ha vinto anche il premio per il canto era appunto Kant. Uno dei più grandi cantanti dell'epoca, che lui proprio leggeva le sue opere, proprio cantava la signorina di me se ne va. In cosa consiste questo video? Zas mi porrà delle domande che io non so, ovviamente, e io ho solo 3 secondi per rispondere, e ad ogni risposta sbagliata il qui presente Howard coglione d'identità dovrà mettere una molletta in faccia, anche se sfori 3 secondi. E mi raccomando, raggiungiamo i 40.000 like per un'altra sfida ancora più estrema. È vero che Roma è situata su 7 colli? Sì. No? Come no? No! Sbagliato! 7 colli di... Vuoi sapere la risposta? No, sono molti di più. Erano 7 tempi dell'antica Roma. Ma io là sono rimasto. Vabbè, Simo, vai, vai. Prima mollettina per Simone. Vai. Ok, bravissimo. Grandissima questa molletta. Il bianco dell'uovo si chiama torlo o tuorlo? Tuorlo! No, sbagliato, si chiama albume. Ma non fare! Non fare, ragazzi! Fanno male i lobby. Aia. Chi è l'autore della poesia a Silvia? È Leopardi. Bravo! Andiamo. E più a sud, Napoli o New York? Questa è la bocchetta, New York! Bravo! Bravo Simone! Questa è una domanda di matematica. Che cazzo? Quanto fa 1099 più 2? 106. No, sbagliato. 106, come fa a fare 106? Bello. 106, ma come possi? Con quanti zeri si scrive 100 miliardi? 8. No, bello, 11. Mi farò male, lo so. Che lingua si parla in Svezia? Uno. È lo svedese. Bravo. Bravo. A quale stato appartengono i fiamminghi? Macedonia! Perso, Belgio! Belgio! Ma chi ha detto Macedonia? Che senso ha? Macedonia è la nazione famosa per la frutta che fa. Andiamo avanti. Simone, sei bellissimo. Vi fa malissimo il naso. Stai parlando benissimo, ma cosa lei? Vai. Il Mehari è un vento o un animale? Un animale! Bravo! Sì! Simone, spiega che tipo di animale era il Mehari. Mehari è un animale che tutti vogliono. Infatti a chiunque domanda, ma tu lo vuoi il Mehari? Lo fa, Mehari. La malattia più diffusa nel mondo è il raffreddore, sì o no? No. Sbagliato, è il raffreddore. Sì. Quante furono le fatiche di Ercole? Le 7. No, perso, 12. Quanto pesa un mattone che pesa un chilo più mezzo mattone? Un chilo e 5. No, sbagliato, 2 chili. Ricordate questo screen all'hashtag Balletta Man, il supereroe che dava le missioni a Penn. A quale categoria di mammiferi appartiene la scrofa? Perso! I suini! No, ultima molletta da mettere e poi levi. No, devi pagare pegno. Ma no, guarda là! Aia! Simone, sei puntarosimo! Cazzo abbiamo combinato! Era una sfida, qui dobbiamo andare all'ospedale! Ce la faccio punto. Quindi ragazzi, che dire, anche questo video speciale termina qui. Siccome questo è un video tag, taggo i mates. Pietro Pacino mi ha attaccato ed esigo subito un video da parte di tutti i componenti dei mates. Quindi ragazzi, che dire, raggiungiamo i 40.000 like per un prossimo video. Vi ricordo di venirmi a stalkerare su tutti i social, Instagram, Twitter, pagina Facebook, dove lì carico tanti vai e lasciate un like alla pagina. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. E se i telecomandi fioriranno, la vita vai avanti perché è un barbagianno. Oh,